Evento di Xiaomi qui a Milano per la presentazione del nuovo Xiaomi Mi 9T, ma anche di altri dispositivi, ovvero della Mi Band 4, per esempio. Eccola qui in tutto il suo splendore nella colorazione rossa. Se ve la inclino in questa posizione vedete anche la dimensione del display e il classico tasto soft touch per ritornare alla home. Mi Band è davvero molto interessante. Partiamo dal prezzo, 34,99, quindi mantiene il prezzo della Mi Band 3, intanto la stacco per mostrarvela meglio. Prezzo assolutamente accattivante. Qui abbiamo la prima novità della Mi Band 4, ovvero il display a colori. Non solo, c'è una nuova interfaccia ovviamente che va a utilizzare questa nuova funzionalità, nuova interfaccia che si può navigare con uno swipe dall'alto verso il basso, come vedete misurazione di battito cardiaco attraverso il sensore dedicato qui sulla parte inferiore, workout, meteo, notifiche e altre funzionalità che possiamo vedere qua. Una Mi Band 4 che supporta la resistenza all'acqua fino a 5 atmosfere, quindi potete utilizzarla tranquillamente anche in piscina, non a caso perché ha anche la possibilità di misurare diversi dati dell'attività di nuoto da ovviamente associare con l'applicazione dedicata. Altra novità è il fatto di poter controllare la musica direttamente dalla Mi Band, quindi se avete le nuove ad esempio cuffie Mi True Wireless, che intanto mi avvicino per mostrarvele, potete controllare la musica direttamente da questa Mi Band 4. Riguardo invece il discorso batteria, Xiaomi comunica una durata di circa 20 giorni, quindi anche questa sul livello della Mi Band 3, davvero davvero molto interessante, ma soprattutto il prezzo è iper accattivante. Qui ci sono le nuove cuffie, le Mi True Wireless Earphone, niente fili, niente limiti, il motto di queste cuffie, le abbiamo già provate e trovate un nostro contenuto al riguardo sul sito, molto particolari, prezzo di 79,99, sono ovviamente in ear. Altra novità presentata sempre qui all'evento, oltre al Mi 9T che potete vedere qua con pop-up camera, lascio la Mi Band intanto, è il nuovo scooter elettrico, eccolo qua, il monopattino con autonomia di 45 km, velocità massima 25 km orari, pendenza 12 gradi, quindi anche questo un ottimo prodotto che arriva al prezzo di 399 euro. Questo era un po' tutto dalla presentazione di Xiaomi qui a Milano a inizio giugno. Un saluto da Michael per tuttoandroid.net. Fate sapere ovviamente cosa ne pensate all'interno dei commenti di tutte queste novità by Xiaomi, che come sempre punta moltissimo sul prezzo. Di nuovo un saluto da Michael per tuttoandroid.net.